Shouhui, Lo Xiaobu, sono tre movimenti, Lo Xiaobu, Shouhui Pipa, Jinku Palanchui, Rufon Sudi. Lo Xiaobu, avanzare e colpire strusciando il ginocchio, con la mano opposta alla gamba, Lo Xiaobu. Shouhui Pipa, le mani sono nel liuto. Jinku Palanchui, avanzare, deflettere e dare un pugno. Rufon Sudi, come chiudere, come sigillare. Ero arrivato a apro e chiudo. Uno. Questo movimento di transizione che non ha neanche un nome. Tre. Lo Xiaobu. Ho rotto gli elastici, lo faccio. Fin qui le mani non si possono separare. Quando arrivo al massimo della torsione del corpo, le separo rompendo gli elastici. Per indietro segue e penetra nel terreno. Indietro, chiudo, shouhui, ritiro un pochino il piede in punta, come se desse un calcio, un calcetto, shouhui, pipa. Proseguo, mi siedo, afferrando con l'angolo 90 gradi. Apro il piede per avanzare, movimento ad onda. Mi siedo, movimento solito del braccio a 90 gradi. Apro il piede, movimento ad onda. Poi subito, facendo attenzione a non turbarmi, ma con la testa, diciamo, in linea col tallone dietro, ero così. Il prossimo movimento è dato principalmente dal piede che avanza. Indietro, sempre con la punta. Ritiro, vado in punta. Rufon Sudi. Poi ancora vado indietro. Ritiro, tiro come al solito, apro e chiudo. Ed ecco conclusa questa linea. Ora la rifaccio senza spiegazioni. Allora, apro e chiudo della precedente linea. Quando concludo o una sezione o tutta la forma di Tai Chi, devo fare un piccolo esercizio di Qigong, cioè devo pensare che mi cadono le unghie. Prima i pollici, poi gli indici, i medi, gli anulari e i minori. Questo per far fluire la nostra energia verso il basso. Sei? Posso? Musica è Lord Supreme by John Coltrane, però Santana e John Coltrane.